Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo di nuovo su Fable The Lost Chapters e siamo pronti adesso per parlare con Dedalo e finalmente progredire la nostra storia. Ho fatto qualche acquisto, ho comprato una spada che però ancora non posso utilizzare, ma che utilizzeremo nel momento in cui effettuerò il power up per il fisico. E boh, let's go, andiamo. Tu? Ti sei goduto tutta l'attenzione, vero? Sì, ho saputo del tuo incontro con la Vespa Regina. Quasi tutta Bowerstone parla di te. Ma tu non dovresti prestare attenzione a queste cose. Comunque, non è per questo che ti ho chiamato. Forze maligne si stanno riunendo per umiliare il tuo insetto gigante. Dimmi, cosa ricordi della notte in cui ti portai alla Gilda? E dell'incursione a Oakvale? Scommetto non molto. Che notte terribile. Temevo che quei banditi avessero sterminato la tua famiglia e che tu saresti stato il prossimo. Ma sembra che quella notte sia sopravvissuto qualcun altro. Tua sorella. Temo sia solo un pettegolezzo e non c'è modo d'accertarlo, ma ho pensato che dovessi saperlo. E per amor del cielo, finché sei qui, cerca di trovare qualcosa di meglio di quell'equipaggiamento di base. Esatto, un piccolo, diciamo, sprono per migliorare l'equipaggiamento, ma non è ancora il momento. Non è un problema, io l'equipaggiamento che ho al momento mi va benissimo, ho preso già la spada. Tra l'altro in realtà già possiedo qualcosa, perché come abbigliamento in realtà ho il cappello da mago bianco che possiamo utilizzare ma che mi fa cagare, quindi non lo metterò. Qui abbiamo i guanti robusti, che possono essere, diciamo, una buona alternativa. Torso. Abbiamo la camicia robusta, no? Vabbè, gambe. Abbiamo i pantaloni robusti oscuri. Spavento più 7, addirittura, perché sono oscuri, no? Quindi stivali robusti oscuri. Poi abiti, invece, è quando abbiamo il kit completo, quando abbiamo il set completo, come potete vedere. Avremo la possibilità di avere la possibilità di equipaggiare il set completo senza bisogno di andarlo praticamente a ricercare pezzo per pezzo, e questa già è una cosa interessante. E poi va bene, questo va tutto bene. Oggetti, armi, ecco, come armi vi faccio vedere che ho comprato praticamente la spada grande di ferro, spadone ovviamente a due mani, che però per il momento non posso utilizzare perché giustamente mi manca l'equipaggiamento, mi manca la forza in realtà. Mi serve il fisico livello 3. Ancora abbiamo il fisico livello 2, quindi non posso equipaggiarla. Per portare fisico a livello 3 mi servono 1200 punti esperienza, che ovviamente faremo con la prossima quest. Proteggi il frutteto o attacca il frutteto. Vedete, possiamo accettare missioni buone o cattive, in base a chi ovviamente ci vuole reclutare. In questo caso, per quanto riguarda il frutteto, a me conviene di più proteggerlo. E qui viene sbloccato il sistema di scommessa. Il sistema di scommessa è la cosa che vi ho detto poco fa, ovvero mettere delle imposizioni alla nostra quest, o comunque al nostro personaggio, per guadagnare dei punti extra. Vediamo che scommesse ci sono. Non sono obbligatorie le scommesse, ma vi permettono di ottenere più denaro, più fama e tutto. Vedete? La gente ovviamente ci assiste. Ok, proteggere il frutteto. Vediamo che c'è. Nessuna protezione. Quindi devo fare la missione nudo. Oppure nessun graffio, quindi senza subire danni. A mani nude, quindi non usare né armi né magia d'attacco, quindi solo a pugni. Proteggi la proprietà. Proteggi le guardie. Fai in modo che nessuna guardia muoia. Allora, in realtà nessun graffio, anzi, nessuna protezione, quant'è? Allora, nessun graffio accetta la scommessa. A mani nude la potremmo fare, ma... Ecco, questa sì, la possiamo fare. E anche proteggi le guardie. Poi mani nude e nessuna protezione in realtà non ne valgono la pena. In realtà nessuna protezione potremmo anche farla. Cioè mutande praticamente dobbiamo essere. Ok, facciamola. No, mani nude no.
Mani nude no, quindi togliamoci tutto. Quindi niente guanti. Anzi, posso fare direttamente nessun completo, ecco. Così ci sbrighiamo prima. Abbiamo le mutande con la bandiera dell'Inghilterra addirittura. Ok, possiamo andare. Possiamo andare a fare questa missione. Ovviamente se non rispettiamo le condizioni non succede nulla, eh. Sono soltanto delle missioni in più che ci danno comunque dei guadagni in più. Oh, ce l'hai con me. Le onde sonore possono farti girare la testa. Ti farei vedere il mio fungo della verità se non l'avessi perso alla Gilda. Eh sì, lui l'ha perso alla Gilda. Sei uno della Gilda, vero? Che forza, ragazzi. Ero seduto in riva allo stagno quando a un certo punto la porta ha parlato. Esatto, quindi questo è l'indizio che ci dice dove trovare il loro fungo. Ovvero vicino alla, vicino alla porta del demone. Quindi andiamo a prendere il fungo. Così completiamo anche questa richiesta. Io nel frattempo cammino in mutande. E la gente che mi vede passare in mutande finisce. Ecco, tutti che giustamente mi ridono. Ridono perché il mio fisico, ovviamente, come potete vedere, è quello del sollevatore di polemiche, praticamente, e non quello di un vero eroe. Però avremo modo anche di fare il fisico, non vi preoccupate. Allora, qui come potete vedere adesso è spuntato la possibilità di interagire con lo stagno. Ok, abbiamo preso il pesce. Attenzione. Attenzione. Eccoci. Riproviamo. Sì, sono stato troppo impulsivo in questo caso. Perché già la lenza era rossa, quindi dovevo fermarmi, invece ho continuato e vabbè. Attenzione. Ah. Sì, però se mi riporti indietro così, figliolo. Vedete, vedete che bastardi? Aia. Oh, finalmente. Ah, esulta. Eccolo qua, fungo blu. Però a che cosa serve questo fungo blu? Andiamolo a vedere. Se non mi ricordo male mi doveva aumentare questo fungo è estremamente raro. Di solito cresce solo in alta quota e si dice che possa curare strani effetti collaterali. Però in questo caso ovviamente non lo possiamo utilizzare. No vabbè, il teletrasporto qua non mi conviene. No, noi non andiamo a letto, noi siamo creature della notte. Anche se in realtà sto registrando dopo pranzo e non di notte. Anche se solitamente quando registro per YouTube registro di notte. Perché è il periodo più tranquillo, ovviamente, dove non ho rotture di palle, nessuno che ti cerca, nessuno che ti disturba. È la cosa migliore, è la cosa migliore. In alto a sinistra, vicino alla mappa, se notate, c'è un occhio che si apre e si chiude con un numero. Quello è il numero di persone che vi guardano in quell'esatto momento. Ora, qui sono sparite e probabilmente sono spariti perché è notte. Quindi in realtà io dovrei far passare il giorno per far ritornare i mercanti dove erano prima. Quindi forse la cosa migliore da fare è andare a Bowerstone. Dormire. Ecco, vedete, l'occhio che si apre e si chiude sta ad indicare le persone che in quel momento ti guardano compiere delle azioni. Quindi se ci sono persone che ti guardano mentre stai rubando, lo puoi vedere da lì in alto a sinistra. Rispetta la legge.
Tra l'altro non siamo entrati neanche in locanda. Potremmo entrare in locanda. Sì, utilizziamo il letto per dormire. E praticamente siamo di giorno. Allora, la locanda, non mi ricordo se c'era qualcosa di interessante da poter prendere. Sì, c'era il tizio qua che mi faceva giocare. E quello da poter reclutare. Si rende conto di quanto sembra stupido. Così sei. Eccomi al tuo servizio. Qualche mascalzone commercia tra un negozio e l'altro per guadagnarsi un po' d'oro, sai? Usare la sua spada. Svelto, seguimi. Ah, ecco, questa è la bambina che mi fa fare la quest della strega. E infatti mi dicevo, ma dov'era la bambina? Sì, è lei. Io ovviamente sono ancora in mutande perché giustamente fa figo. Eccola, vedi, noi dobbiamo andare. Oh, che strazio. Mio figlio è malato. Mio figlio è malato. Mio figlio, il mio povero piccolo figlio. Stavamo facendo un picnic all'osservatorio quando ha trovato quegli strani funghi. Esatto. La strega del porto di Bowerstone ci ha detto che può fare qualcosa, ma per curarlo le servono altri funghi. Mi metterei a cercarli io stessa. Se non dovessi occuparmi di Aldi, potresti darci una mano. Sì, noi abbiamo già i funghi a disposizione, quindi in questo caso... Che vuol dire? Lo sai? Che vuol dire seguimi ancora? Ah no. Come da questa parte? Non mi piace per me. Ah, ecco, sì, vabbè, doveva triggerare l'azione. Il mio corpo è fatto di zucchero. Spero di non cadere. Il mio corpo è fatto di zucchero? Allora, andiamo dalla strega del porto. Le consegniamo il fungo, così possiamo curare il figlio. In questo caso avremmo potuto decidere se dare il fungo alla strega, se non sbaglio, o ai mercanti. Da me quella brutta scocciatrice, quella con il figlio malato. Sì. Oh, non fare quella faccia sorpresa. Sono una strega. Al giovedì leggo sempre le foglie di tè. Inoltre, non sei il primo ingenuo mandato qui da quella donna. Portami 4 funghi blu e potrò finalmente preparare l'antidoto. Ma fai con calma, il bambino non è in pericolo di vita. Esatto, perché i funghi si trovano in giro per il mondo. Quindi questo era praticamente l'incipit, era l'inizio di questa side quest. Quindi abbiamo sbloccato praticamente un'altra side quest che comunque completeremo poi più avanti, perché per il momento non è materialmente possibile ottenere tutti i funghi. Quindi quando poi, man mano, durante il gioco, otterremo i funghi, li potremo dare alla strega e salvare il ragazzino. Però fino a questo momento... Fino a questo momento dobbiamo proseguire con quello che abbiamo. Ok, possiamo dirigerci verso il frutteto, quindi andiamo a completare anche questa missione, così andiamo ancora avanti con la nostra storia da eroe. Purtroppo questo sarà un gameplay molto lungo. Io ovviamente quando registro questo tipo di serie cerco di non fare tagli e cerco di mantenere il tutto il più puro possibile, proprio per dare una sorta di let's play o comunque proprio di un gameplay completo. Non voglio tagliare e roba. Stai andando a lavorare al frutteto, giusto? Sapevo che sarebbe stato il tuo destino. Ieri alla Gilda Lady Grey ha assegnato anche la missione opposta. Forse dovrei compierla io. Spero che ti sia allenato. Avrei bisogno di tutta l'esperienza possibile per Bambi. Esatto. Che cosa succede? A più tardi, sempliciotto. Succede che quando noi accettiamo una missione, sussurro, nella maggior parte dei casi, anche se in realtà non funziona sempre così, accetterà la missione opposta. Quindi, in questo caso, rappresenta, così come in un qualsiasi gioco di ruolo o in un qualsiasi titolo, il nostro rivale. Ora non so se la... No, ancora la missione non è valida, quindi qua in realtà possono ancora colpirmi i nemici. Possono ancora colpirmi. Non è ancora iniziata la missione. Però quando inizierà la missione ovviamente non devo farmi colpire, quindi facciamo attenzione. Ma qua mi ricordavo si potesse scavare, madonna. Veramente ho questo flashback...
Ok, qua possiamo prendere l'esperienza. Qui ci sono nuovamente i mercanti, ma noi ovviamente li facciamo fuori. Cioè non facciamo fuori i mercanti, ovviamente facciamo fuori... Facciamo fuori le vespe, ovviamente, non i mercanti mischini che non c'entrano niente. Facciamo attenzione perché qua c'è friendly fire. Ma cosa? Accidenti, attenzione. Ok, possiamo andare avanti. Non so se era questa la missione dove si poteva fare il glitch delle chiavi. Forse no. No, credo che non sia questa la missione. Oh, accidenti. Olè. Morto? Non speravo. Qui ci vogliono 5 chiavi. Noi purtroppo non abbiamo 5 chiavi. Rettore. Per ora. Avanti. Lì c'è una chiave. Vedete? E questa dovrebbe essere la quarta, se non sbaglio. Diciamo che il glitch delle chiavi purtroppo è un po' un problema. È un po' un problema perché potrebbe far buggare il gioco in alcune situazioni. Quindi dovrò stare attento a come utilizzare questo glitch, perché potrebbe mandarmi a puttane praticamente tutto il gioco. Oh, accidenti. Olè, qui abbiamo salvato gli altri mercanti. Ora qui potremmo liberare la strada. Oops. E direi che la liberiamo, così i mercanti possono comunque continuare a viaggiare. Anche perché qui, se non ricordo male, i mercanti se muoiono, perché ovviamente possono creparci, non respawnano più. Quindi determinati oggetti o determinate cose non le potremmo comprare più, perché loro appunto passano da qui, facendo avanti e indietro ovviamente, e noi fermandoli potremmo comprare gli oggetti. Però se muoiono non potremo più avere modo di comprare roba, quindi è importante che comunque restino in vita. Ecco qua, frutteto, quindi qua comincia la missione. Sei qui. Pensavo non avrebbero risposto alla nostra richiesta alla Gilda. Ho pensato di assegnarti una scorta per aiutarti, ma ci sono così tanti banditi, raderanno al suolo la mia fattoria. Vorrei non aver mai trovato queste dannate pietre, ci hanno portato solo guai. Jenna non le lascerebbe vicino alla casa, quindi le abbiamo messe in alcune casse nel fienile. Devono valere una fortuna. Dicono che Lady Grey li voglia. Ho già perso 3 braccianti in questi assalti. Eccoci. Devono essere loro. Sarà meglio che vada dentro a tranquillizzare mia moglie. È terrorizzata. Proteggi il frutteto con ovviamente tutte le varie missioni extra. Lì ci sono le scorte. Tutti a rogo. Tutti a rogo. Morti ai malvagi! Per l'onore! No! Mi ha colpito, porca miseria! Coprimi! Morti ai malvagi! Porca miseria! Mi ha beccato alle spalle. Però vedete... Quando ovviamente completate, diciamo, la... Cioè, quando fallite la missione, non succede nulla. Cioè, non perdete ovviamente il progresso. Tu non puoi passare. Qui ovviamente anche la cosa, diciamo, intelligente poteva essere anche giocarsela con... con la balestra, però ovviamente... Oddio, ma questo è ancora vivo.
Ho bisogno di aiuto. Cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento. Sì, ma se non ci sono nemici non lo posso aumentare il moltiplicatore. Arrivano altri banditi. Sì, si deve arrivare praticamente il capo bandito poi a un certo punto. Una volta che arriva il capo bandito, finisce tutto. Per l'onore. Ecco, mi ha colpito anche qua. In marcia. È ora di uccidere. Ancora vivo sei? Cioè, quanti ce ne sono ancora? No. Ah, deve arrivare sussurro allora, ora. Eccoci. Hai imparato qualche nuova mossa? Esatto. Ma non sei l'unico. Spero tu abbia imparato a usare le mosse fiorenti. È l'unico modo che hai per avvicinarti a me. Le mosse fiorenti continua, sono quelle col tasto destro. Fiorente. Lo sai fare allora, ma ti batterò lo stesso. Vabbè, ovviamente i combattimenti qui sono molto facili. Ops. Ma mi ha colpito, peccato. Non volevo farmi colpire. Dannazione, hai vinto. Grazie. Allora credo che questa missione sia tua. Grazie. La fortuna ti abbandonerà, contadino. Siamo destinati a incontrarci di nuovo. E io sarò pronta. Ciao ciao. Ce l'hai fatta. Non so dirti quanto ti siamo grati. Presto dovrebbe arrivare qualcuno a prendere le casse, quindi non dovremo più avere problemi. Chissà come mai c'è stata tanta confusione per quelle pietre. Vorrei proprio saperlo. Devono valere un sacco di soldi per qualcuno. Parlerò a tutti di te. Abbiamo bisogno di eroi come te da queste parti. Grazie. E qui abbiamo compiuto la nostra missione. Scommessa vinta. Non è stato rubato nulla. Quindi abbiamo ovviamente vinto le altre scommesse. Abbiamo perso quella di subire danni. Quindi abbiamo perso 100 oro dalla missione. Però nessuna cassa è stata rubata. 180 in più di oro. Poi nessuna guardia muoia. Altre 250. E poi la missione nudo. 160. Quindi abbiamo avuto modo comunque di poter guadagnare più soldi rispetto a quelli ora che abbiamo perso. Sei abbastanza famoso per usare l'espressione sogghignare. E come potete vedere siamo già addirittura a 1000. Stato di sconosciuto. Siamo degli sconosciuti adesso. Fighissimo. Molto molto figo. Ovviamente i tesori meno sono rari e meno sono difficili da recuperare, quindi in questo caso sono tesori comunque semplici. E infatti sono ovviamente delle, diciamo, degli oggetti di base, ecco, mettiamola così. Qui potrei sfondare la porta in realtà, però non lo faccio perché sono una persona civile. Qui dietro, esatto, c'è la lapide e nella lapide si può scavare. Non so, sembra un po' macabra come cosa, però esatto, abito superiore, quindi ha il suo perché. Marna Jenkins, madre affettuosa, morta. Niente, siamo dei tombaroli e non lo sapevamo, però va bene, va bene. Ci sarà una missione, tra l'altro, che una side quest in realtà, non una main quest, che, ripeto, mi permetterà di fare il glitch delle chiavi infinite. Però fino a questo momento non farò altro. Qui c'è un forziere, apriamolo. Carbon fossile. Questi sono tutti potenziamenti per le armi. Sono miglioramenti per le armi. Facciamo il pollo lontanissimo. Qui c'è un altro forziere. Indizio 5 per il tesoro. Ah sì, perché qua c'erano anche gli indizi. Hai trovato il primo indizio per il tesoro. Esatto. Si dice che da qualche parte ad Albion sia nascosto un oggetto di ingente valore. Gli indizi dovrebbero portarti lì. Sembra che ce ne siano 6 in tutto.
Ah, 6 in tutto, ok. Mi ricordavo fossero in realtà 5. Invece no, sono 6. Va bene. Allora, qui dovremmo andare al porticciolo. E se non sbaglio, al porticciolo si pescava. C'era qualcosa che si pescava, se non erro. O forse mi ricordo male? Eh no, non mi ricordo assolutamente male. E questa era la quinta chiave, forse? Oddio. Non me lo ricordo. Non mi ricordo se questa era la quinta chiave. Dalla difficoltà potrebbe esserlo, eh. Non mi ricordo la locazione di tutte le chiavi, anche perché io utilizzavo sempre il trucchetto del glitch per avere le chiavi infinite, quindi... Cioè, non mi sono mai messo a cercarle tutte. Figurate. Eh sì, chiave d'argento. Infatti mi ricordavo ci fosse qua la chiave d'argento. Ok. Quindi ne ho 5. Posso andare ad aprire il forziere che abbiamo visto poco fa. Con le 5 chiavi d'argento. Che poi le chiamo chiavi dorate a volte, può essere per lapsus. Non ci faccio neanche tanto caso, a dire il vero. Ok, allora da qui dovevamo andare da questo lato, se non sbaglio, per tornare indietro. Ovviamente devo andare a piedi necessariamente, perché il forziere lo devo prendere a piedi e poi posso teletrasportarmi di nuovo alla Gilda. Greatwood, sì, da qua. Però no, aspetta, Greatwood... No, aspetta, andiamo prima dall'altro lato, perché... Questa, diciamo, è la shortcut per ritornare subito indietro. Io invece prima devo ritornare lì, alla zona dove c'era il ponte crollato. Quindi non Greatwood, ma l'altra zona. Dai, passa, veloce. Lago di Greatwood. Esatto, dove eravamo prima praticamente. Sono respawnate ovviamente gli insetti, perché giustamente respawnano. Ah no, in questo caso ci sono i banditi. Non mi piace per niente. No. No, ho sbagliato. Oddio, ho sbagliato. È proprio là. Non posso guardare. No, hanno eliminato il mercante. Così non va. Ti sbudellerò. Poverino. I miei occhi. Ehi, non sei crepato? Sì, sì, ce l'ho le pozioni e c'ho anche il cibo. Però purtroppo non ho salvato il mercante, mischino. Vabbè, rip mercante. E mangiamo la torta. Aia. Cassa di sidro. E qua possiamo aprirlo. Il nostro primo forziere d'argento. Elisir della vita, quindi niente di estremamente importante. Allora, ritorniamo alla Gilda degli Eroi. Vediamo se era qua la side quest, quella per moltiplicare le chiavi, perché non me lo ricordo. Mi ricordo la zona in realtà. Cioè, in base alla mappa mi ricordo, però non mi ricordo la side quest. Allora, scorta i mercanti. E qua sfida Yobbe. No, sfida Yobbe è sempre nel frutteto. Caverna degli Yobbe ancora non la posso fare. Scorta i mercanti è la missione principale, quindi questa la possiamo accettare. E questa la possiamo accettare. Ok. Torniamo indietro. Le sfide non dobbiamo farle necessariamente qua. Cioè, nel senso, le sfide posso anche accettarle dopo. Cioè, basta che esco, vado sul podio dove eravamo prima. E praticamente poi posso là accettare. Posso accettare il... Oddio, vestito. LOL.
spavento meno 82, fascino meno 50. Sì, perché mi posso vestire da donna praticamente. Allora, vediamo se possiamo andare a fisico di livello 3. Yes, baby. Ecco, volontà. Volevo un attimo... Multiattacco. Ecco, questa è una tecnica OP. Nota come il livello dei vari tipi di esperienza stia scendendo. Userai sempre la tua esperienza volontà. L'energia magica aumenta la tua capacità di accumulare mana. Ok. E così abbiamo le tecniche adesso. Quindi io posso fare così. Non mi ricordo se le potevo... Credo di sì. Abilità. Esatto, le potevo... Allora, multiattacco. Ecco, esatto, le potevo grabbare praticamente. Ti permette al lanciatore di muoversi alla velocità della luce. Se usato contro un nemico, il lanciatore si sposterà immediatamente alle sue spalle. Sì. Esatto, le posso praticamente personalizzare così. Questa la possiamo togliere e metto praticamente il fulmine. Esatto. Così ora quando io faccio shift posso fare col destro il multiattacco e col sinistro fare praticamente la mossa speciale per spostarmi. Benissimo. Oddio, credo che però per il momento possa anche fermarmi qua. Anche perché devo... andare in palestra, quindi devo iniziare a prepararmi e me ne devo andare. Sì, credo di potermi fermare qua. Quindi per il momento è tutto dal vostro eroe ignoto, sconosciuto anzi ancora, è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!